Vai, vai, spingi, spingi! Oh, 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 fermo, vai, su, su, spingi! Co boia! Vai, spingi! Fermoli! Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di due atleti che si sfideranno sui tre big, squat, punk e stacco. Abbiamo ovviamente il nostro già affezionatissimo Cristian Colucci. Io presento il suo canale oggi. Perché comunque sì, adesso io sto allenando un po' di tutto, alleno le skill, alleno lo street lifting, alleno powerlifting, quindi mi voglio confrontare su tutti, ma... In questo caso però per voi è diverso. Ah. Sì. Mentre all'angolo destro abbiamo Simone Serra, che è un... Uno street lifter che vuole passare al powerlifting. Ah. Sì. Quindi un calistenico contro uno street lifter. Sì. Parliamo di MAV1, cioè dei massimali tecnici. Non vi voglio far ammazzare oggi. Anche se abbiamo dell'attrezzatura molto sicura, un bel silver bullet power gear. Blu. Perché siamo all'Iron Fit di Monza, ho dimenticato di dirlo. Iscrivetevi al canale. Perché poi c'è i Deki che giustamente sta già mettendo 100 kg, non ha tempo da perdere, il tempo è denaro, le cripto stanno salendo. Andiamo intanto il suo squat high bar, profondo, pulito, mi piace, ottimo allenatore. Pagliare, Pagliuzzi, come si chiama? Fogliero. Passiamo a Simone Serra, ovviamente il rack è un po' altino per lui, ma non è un problema. Per me è basso. Ah. Low bar. Occhio anda troppo sul tallone, eh? Diciamo con 120 kg un piccolo stress test per vedere se hanno fatto i compiti a casa. Faremo una ripetizione con fermo da un secondo, isocinetica 3 secondi e un fermo in discesa o sopra il parallelo. Franco, mi raccomando, a seguire forense. Questa la voglio buona. Su! Ok, isocinetica, 1, 2, 3, piano, 4, 5, 6, fermo in discesa, ti do io lo stop, scendi, scendi normale, stop, giù, un po' smollato, va, appoggia, vai Simone, ma se una cosa che non mi piacciono sono i pantaloncini larghi, che non mi permettono di guardare il femore, guarda avanti, su, ok, isocinetica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, troppo lento, oh, aspetta, fermo in discesa, stop, dopo, rifacciamo, rifacciamo, scendi più piano, guarda avanti, stop, giù, ok, meglio di Cristian, appoggia, ok, mettiti la cinta SBD, gentile concessione mia, trattala bene, costa più della tua macchina, eh? Ce l'ha anche Franco. Costa più della tua macchina. Ah, la sai usare? Sì, ce l'ha anche Franco. Ah, è veramente. Vero, Franco. E Franco. Ci ha scritto dentro, non sto scherzando, Franco col pennarello, ce l'ha rovinata. No. Oppure è un cimelio. È un autografo. È un cimelio. Ah, 140 normali, fai un po' di come ti pare a te, numero di ripetizioni che vuoi tu. Va bene. Ok? Yes. Bravo, mi piace, si vede che ti hanno impostato bene, eh? Come esci dal rack lo vedo già. Ma un low bar non l'hai mai provato? Mi piacerebbe provarlo? No, mai provato. Buono, è molto più forza di te lui, eh. Sei più nervoso il ragazzo, lo vedo, nervoso. Meno male che c'è i Deki che ci ha salvati. Allora, adesso non è più un gioco, ok? Sono 170 kg, il massimale di forense mai fatto in vita sua. Ce la farà o non ce la farò? Secondo me dovevamo fare prima i 160. Scrivetelo, adesso commentate, ce la farà ora, in questo momento. Fermate il video, commentate. Simone, che ne pensi? È il mio massimale, vediamo. Io comunque ti spotterò, sei tranquillo con me, no? C'è Sandro dietro di te. Dai, dai, dai. Il lanciere caricato a chilogrammi 170. In pedana Francesco Colucci. Si prepari forense e a seguire Franco. Bilanciere pronto, in pedana forense. Ecco qui forense, seguito da Domingo Polian. Squat! Rec. Arbitro, per favore, pip, prova valida. Questo Pierre, eh. Questo Pierre. Bilanciere caricato a chilogrammi sempre a 170, si prepari
Simone Serra, a seguire Forenzi, a seguire Franco. Sempre i comandi, guarda avanti, squat! Oh, 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 ferma, adesso su spinge! Oh, boia! Sei andato a cannone, sei andato. Cioè, li potevi fare, eh? Sei andato a cannone, sei sceso. È stato un errore tecnico, ragazzi, può succedere. Tu ovviamente non penso vuoi andare oltre, no? Ti accontenti 170? Ma ah, vediamo intanto lui cosa fa, okay, no? Okay. Funziona così nel powerlifting? Forenze fa lo spotter posteriore. Occhio a non abbracciarlo, non devi accoppiarti. Facciamo squat da bodybuilder oggi. Dai. Vai, 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 spingi, spingi, dai, spingi, dai, spingi, dai. Cazzo, cazzo. Perché? Questo era meglio, però. Questo era sì, meglio. Sì, meglio, meglio, però... Se facevo così l'altra la chiedevo. Vabbè, dai. Che vuoi fare, rilanci o ti accontenti di questa vittoria? Facciamo un bel fallimento anche per te. Vai, vai, spingi, spingi, non... Molla, molla, molla. No, non buttaglielo indietro, porca puttana. Dovevi mollarlo sulle sbarre. Mi ha strisciato tutta la schiena, porca troia. Te lo meriti, cazzo. Mi hai ammazzato un arbitro. Devo fare un video con questo uomo. Ma come dovevo toglierlo? Devo fare un video con quest'uomo domani. Scusami, No, tranquillo, ma eravamo già arrivati. Ecco quando un calistenico si mette a montare un rack. Guardate qua. Ditemi voi se c'è qualcosa che non quadra in questa... Allora. Cioè, cos'è che non va qui? Ci sono i pin, giusto? No. Ora vediamo la panca di Forenze. Vediamo se questo calistenico la sa fare o la fa ancora da calistenico. Oh, mi piace, leg drive, fatto bene, culo appena attaccato, ottima traiettoria. Che cazzo è oggi? Tu lo sei in calistenico? Molto buono, mi piace. Occhio ad andare troppo sul petto, un po' più sullo sterno. Guarda, 9 su 10. 9 tocca su un 10. Po' qua, però devo abbassare un po' questo. Sì, sì, mo abbassiamo. Complimenti, complimenti, Cristian. Buona? Sì, sì, ottimo. Sbavatura. Finalmente un complimento. Sbavatura. Sbavatura. Oh. Quindi indice? Sì. No. Appunto. Allora, questa un po' più. Ti prego, fai sempre fermo. Poggia appena appena il sedere. Un po' più in tensione con le gambe. Spingo di più. Sta un po' più sospeso col sedere. Ti alzano un po'. Poggia piano, un po' piano, lì. Devi far male i quadricipiti. Devi spingere verso di te. Stai un po' più depresso con le scarpe, sembri un po' fuori. Faccio un'altra. Fai un'altra. Magari prova la presa che fai sempre tu, magari sei troppo aperto e non ti trovi. Anche quando sganci, non fare questo. Poggia appena a sedere. Fai un po' questa remata, cerca di non fare questa remata, scendi verticale. Occhio che un po' ti apri i gomiti. Meglio? Stop. Appoggia. C'è un po' d'acqua, Domingo? No, non c'ho l'acqua, Christian. Non è vero, lì c'è una bottiglia. Quella è la mia acqua. Ok? Tu devi portarti la tua acqua. 130 kg per Christian. Ok. 10 kg sotto il suo massimale, ipotetico. Ti do io il press. Via! Via! Ho detto via! Press! Ehi, aspetta, mi anticipi. Furbetto del quartierino. Nulli. Diciamo borderline. Dai, l'ho fatto nel momento esatto che hai detto press. Ok, massimale di Simone, 110 kg. Dai. Su. Su. Dai. Dai, spingi! No, staccare il culo! Metti a posto. Perché per 10 kg, no? Ma perché c'hai delle lacune tecniche da sistemare, Non è un setup molto... Cioè, il suo è veramente marmo come setup. Non era pesante, però tipo... Ma tu hai un problema in negativa. Anche lo squat arrivi giù e perdi tanto. Sì. Ma è lo spotter migliore della FPL. Dai! Ma neanche a mezz'aria sei arrivato. Mi ha stancato per oggi. Cioè io ragazzi non ho riposato, è dai 140 ai 135. In realtà c'è stato un bel taglio di 20 minuti. Sì. Il ragazzo vuole rubare sul... Tienila qua. Via! Press! Non mi anticipare, dai, furbettino.
Ma come anticipare? Prova nulla. Dai. Prova nulla. Ma non è. Due luci rosse. Commentate, ragazzi, non è vero, non è vero. Devi fare il massimale di stacco, non di plank. Questa era una plank. Eh? Era una plank questa, cos'era questa? Quella era una plank, era. Era una plank? Sì. No, scusa, planche. Hai confuso. Era una planche? Fai 150, cammina, vai. Vai lì. 150. Regular. Presa prona. Nei veri uomini. Giù. Vai Simone, al volo. Mezzo sumo per lui. Magnesito. Giù. 170. Anzi, faccio come i powerlifter, non so perché fanno così. Tutti tecnici. È un rito propiziatorio. È un rito? Sì. A me queste robe qua ci stanno proprio da colli dritti. Cioè, sono robe da colli dritti. C'è anche chi fa l'uccello, eh? Ah? C'è anche chi fa l'uccello prima. No! Esatto. Non puoi tenere la prona con sto peso. Ah, 190 chi? Non puoi tenere? La prona vuoi fare con 190? Lo dici tu. Vediamo. Ci scommetto dei soldi. Dai, veramente? Fagli vedere come si fa la mista senza paura. Ecco qua. Dentro. Oh, chi sta stuccando il bicipite. Allora, abbiamo finito la sfida. Ha vinto Christian per 5 kg. Se non si fosse cagato in mano per paura di strapparsi il bicipite, poteva fare anche di più. Lui ha provato a fare 2,20 per batterlo, ma non ce l'ha fatta. Per poco, hai un po' di problemi tecnici da... Hai un coach? Ti serve un coach per una lezione dal vivo? No, per ora sono seguito da uno che fa street lifting. Ah, okay, peccato. Tu vedo... Voglio complimentarmi, è stata una bella sfida. Bravo, bravo. Però in realtà vi odiate, si sa, perché street lifting calisthenics... È una faccia diplomatica la mia. Mi hanno detto che lo street lifting è il calisthenics dei poveri. È una deviazione, una mutazione, sì. È vero? Sì. Infatti porteremo anche Domingo, qualora volesse, a raggiungere le skill e a competere. Fare la plank? Mi hanno detto che neanche in 10 anni perché sono troppo vecchio, mi hanno detto. No, non è vero, dipende. Vogliamo smantellare queste accuse? Sì. Ragazzi, le smantelleremo. Smantellare? Sì. Avevi capito. Non tagliarla questa, però. No, no. La enfatizzo. Fai 150 euro per 3 ore di lezione ora? Spammati pure. Sara Simone su Instagram. Iscrivetevi, ragazzo veramente in gamba, bello, fa street lifting, bello. Ti piace? È un bel tipo, dai. È bello. Ti aggiungerò nel mio curriculum di persone battute, Yuri Keki, Simone, cioè ce ne sono diverse. Ma soprattutto salutiamo. Salutiamo. Franco che c'è sempre in mezzo a noi. Franco c'è ancora, ragazzi, è stata vive ancora. Vive ancora. Nonostante il casino che ha fatto l'ultimo prank. Volevo fare giusto una... Chiudiamo con una planche. Palle in faccia. Ok, è valida. Giù. Ah, giri pure. Un braccio solo. Ok, occhio che parte il bicipite. Sì, direi che ci siamo. Quindi un saluto. Ciao ragazzi. Alla prossima.